siamo in metro, ma stiamo andando da tutt'altra parte oggi. E infatti vedete anche che la qualità è migliorata, ma un po' più tonda. Guarda la magia, adesso è tonda, adesso non è più tonda. Adesso è tonda, adesso non è più tonda. Perché abbiamo cambiato anche l'action cam in 4K. In 4K. Siamo usciti dalla metro e ci siamo ritrovati, proprio usciti, dentro un centro commerciale. Vabbè, ok. L'importante è che stiamo andando nella direzione giusta. Ho anche chiesto a una guardia. Ah, ma è Claire. Compralo, dai. Tanto stiamo andando a Disneyland. Oh no, spoiler. Ma è a due piani. Siamo in una metropolitana che in teoria è anche una fermata del treno, non abbiamo capito. Una cosa buona che abbiamo fatto il primo giorno, ovvero ieri, è stata fare questa tessera. 5 euro il costo, 35 euro l'abbonamento. In teoria noi abbiamo chiesto 5 giorni, ma credo che ci abbia fatto il settimanale, quindi 35 euro per andare su tutti i mezzi di Parigi. Siamo arrivati a Disneyland. La fermata del treno è proprio già dove c'è il parco. Guardalo, c'è Prezzemolo, amo. Sì. Ciao Prezzemolo. È più famoso Prezzemolo di Topolino, sì, dai. Sicuro, certo. Quindi quelli sono gli studios, immagino. Sì, sicuro. E questo è il parcone. Dobbiamo andare a ingresso. Che è là, credo che noi dobbiamo prendere il biglietto, ma non so dove. Siamo dentro il parco, o meglio, abbiamo superato i controlli, adesso dobbiamo comprare il biglietto. Stiamo andando in direzione del parco, mentre alle nostre spalle ci sono gli studios. Onestamente, sarebbe da vedere entrambe le cose, però, boh, magari ci riusciamo? Ne dubito. Magari verremo domani? Ne dubito. Magari verremo la prossima volta? Solo per gli studios, però vaffanculo la Francia. Abbiamo visto la Torre Eiffel, siamo a posto. Una vera cosa che mi chiedo è, sai che in tutti i parchi c'è sempre il baracchino tipo lancia la palla e vince il pupazzo, no? Qua saranno tutti pupazzi a tema Disney o ci sarà quello con i pupazzi tipo Pokémon? Quanto costano quelle orecchie? Se non sbaglio ci avevano detto 25 euro. Tu quanto le pagate le tue? 3,33 su Vinted. Però sono originali. Per essere mercoledì comunque gente ce n'è. Spero che non aumenti ancora di più. Ho messo a posto le orecchie. Le tue o le sue? Le mie. Ora sono parte integrante di me. In lontananza c'è la musica degli Incredibili. Sull'orologio, cioè Topolino in posa Jojo. Quanto è incredibilmente artistico tutto ciò. È proprio adatto a un paese come la Francia. Gardaland però, tanta roba. Gardaland è patriottico, è un'eccellenza. Anche Mirabilandia è bella, per carità, però Gardaland... Gardaland è un'eccellenza italiana. Gardaland nel cuore. Siamo dentro, dai. Puoi comprarti quello che vuoi, te lo compro io oggi. Le cose però sotto i 5 euro. C'è stato un momento di panico e questo ve lo dico io a voi adesso per informarvi. Qua non si compra il biglietto. Come Garda, non lo compri nella giornata, devi per forza farlo online. Noi siamo arrivati qua, ci hanno detto la tipa non c'è il biglietto fisico, dovete comprarlo online. Ma possiamo entrare oggi? Provate a vedere se c'è disponibilità. Per voi compratelo e vedete se riuscite a entrare. Abbiamo comprato, abbiamo preso il QR code, l'abbiamo appoggiato, ci hanno fatto entrare, per fortuna. Poteva andare peggio, ma è tutto a posto, hai visto? Le aspettative della giornata, amo. Sarà meglio o peggio di Gardaland? Guarda che non è sicuro, nulla è sicuro nella vita. Ci servirebbe una mappa. Non ci siamo proprio informati su Disneyland noi. Fa molto Bioshock questo cartello. L'Electric Bitter. Elias Disney, il costruttore 1901. Che opera. Un bambino felice, yeah. Con la camicetta gentilmente prestata da... C'è un sacco di vento e il sole continua ad andare e venirsene. Però tutto ciò, almeno questa parte, mi dà una sensazione mista fra due cose. La prima è Bioshock, soprattutto Infinite. E la seconda mi ricorda la strada, quella tipo Hollywood di Movieland. Movieland mi piacerebbe ritornarci, anche se rispetto ad altri parchi è un po' meno, però non è male.
Questa è forse la Francia come te la immaginavi, amo. Tutta colorata, tutti i fiori. Lì c'è una zona che sembra tipo quella western di Gardaland. Là c'è invece la zona araba, quindi sarà Agrava per forza di cose. Lì c'è il castello gigante. Di là credo ci sia la roba futuristica. Vai bimba, scegli tu oggi. Il castello, certo. Le principessine vanno sempre verso i castelli. Comunque sarò deluso se non vedrò una singola cosa qui a Disneyland. C'è Ursula. Se non vedrò almeno una statua, qualcosa delle Follie dell'Imperatore. Le raffigurazioni dei cattivi che girano su loro stessi. Malefica, Ursula e il più cattivo di tutti. È il veramente l'unico che aveva studiato, Jafar. Io lo so che sei emozionato e tutto, però qua non siamo in Italia e non parli né il francese e la gente qua non parla italiano. Non ti allontanare. Ti sei allontanata un secondo e ho già detto basta, è finita. Sono stata attratta da una forza magnetica. È quello che attrae i bambini qua, amo. Capisco l'emozione, ma mettiti, non lo so, una bandierina dietro, qualcosa. Il problema di portare i giovani d'oggi in questi posti che si fermano ovunque a fare le fotografie. E io che cazzo parlo a fare che sono qua a fare i video? Ma parli proprio te, è quello che ho appena detto. Amo, c'è la tana del drago che mi ricorda tanto la caverna dei pirati di Gardaland. Voglio entrare, portami lì, salta. Qui c'è la bella addormentata. Per un attimo avevo capito il contrario. Avevo letto la bella e quella addormentata. Pensavo che era un crossover tra la bella e la bestia e la bella addormentata. Andiamo a svegliarla. Vai, tirale uno schiaffo adesso. Poverino. Ma è proprio tutta quanta la storia come nel cartone. C'è il coso per tirare il cotone, c'è il lago, c'è il libro. C'è tutto. Ci sono anche gli italiani. Guarda, anche gli stendardi con tutta la storia. Malefica che fa le cose, il re che dà fuoco alle cose. O comunque tutto si sarebbe sistemato se avessero invitato Malefica alla festa, eh. Guarda che se invitavano Malefica alla festa non succedeva nulla. No, amo, dobbiamo farlo quello. Cosa? È la spada nella roccia. No. Devi riuscire a tirarla fuori, ma c'è un meccanismo particolare per riuscire a tirarla. Cioè tu puoi tirare quanto vuoi, ma rimarrà giù. Pochissime persone riescono a tirarla fuori. Vedi che non è riuscito giù. Ma dipende, perché io ho visto quello in America, credo. C'è un addetto con un bottone che la rilascia. Non so se poi c'è un meccanismo giusto per tirarla fuori. Provi ad entrare in quella porta, secondo me ce la fai. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? È uno zainetto come il tuo? Sì. Solo che tu hai quello di Ercole? Sì. Ma oggi quale zainetto hai? Quello dei cinesi con i fiori. E perché non hai quello di Ercole? Al modico prezzo di 15,90 euro. Perché non volevo rovinarlo o che me lo rubassero. Che è la cosa più probabile. Che comunque è il regalo di compleanno di tutti i miei amici per il mio compleanno. E infatti siamo qui per il tuo compleanno. No, beh, anche per il tuo. No, è più vicino al tuo che al mio. Abbiamo deciso che, visto che io faccio gli anni ad aprile e lui a giugno, siamo a maggio. Siamo qui in Francia a Disneyland per il compleanno mio in ritardo e il tuo in anticipo, visto che tu probabilmente non potrai festeggiarlo nel giorno giusto. Grazie a tutti per lo zainetto, lo adoro. Ma io volevo andare ad Amsterdam a spaccarmi di bombe. Sorridi? Arriva fino a un massimo. Fa vedere la foto che mi hai fatto. Sembra che ti sto per dire ti vengo a menare ora con sta spada. Secondo te ci fanno salire sui cavallini qua o ci dicono di no come a Mirabilandia? Beh, vedo gente adulta, quindi... Sei adulto nel corpo, ma non nello spirito. Tu vabbè, sei un bambino a prescindere. Che maleducato questo bambino, che maleducato. Io lo so che sei rimasta delusa per le palle del Moulin Rouge che sono cadute. Però lì c'è un mulino se vuoi. È un mondo piccolo, è un mondo piccolo, è un mondo piccolo, piccolino come te. Abbiamo il posto in fondo solo per noi. Ehi, collega. In teoria è una giostra tranquilla questa, però io ho messo la copertura solo sull'obiettivo per sicurezza. Questa musica qua mi ricorda un gioco della PS1 della Disney, madonna. Oh no, amo, quell'autobus pieno di bambini sta per cadere. Oh no, adesso arriva qualcuno. Ma non c'è più la Betty. Secondo te l'Italia com'è rappresentata? Eccola, c'è la Torre di Pisa.
Sì, però questo è il ponte di Venezia. Ah, guarda, c'è anche il Colosseo con un romano. Ma dai, le giapponesine che cantano in stile giapponese. E un panda che non fa nulla. Questa dovrebbe essere l'India invece. Guarda, siamo in America. Questa invece dovrebbe essere tipo la zona di tutti i bambini di tutto il mondo. Questa si perde pure dentro i centri commerciali. No, in realtà mi perdo all'esterno dei centri commerciali, sì. Quando non mi ricordo dove ho parcheggiato. Sì, solo all'esterno. All'interno no, certo. Però quando esco da un negozio non mi ricordo mai se sono entrata da destra o da sinistra. E ogni volta sbaglio. Dove dobbiamo andare, amo? Allora andremo da questa parte, perché seguire le tue indicazioni non è mai stata una buona idea. Se solo ci fosse un modo per superare questo labirinto. Vedete questa scena? Per lei è la normalità. Anche entrare dentro porte del genere per lei è normale. Il problema sono io. Ho visto che ci schizzano. Mi è arrivata in faccia l'acqua. Quanto da adulto capisco il brucaliffo ora. Madonna mia, quanto aveva ragione il brucaliffo. Qualcuno descrive questa scena come traumatizzante. Quando capisci che lui non sta facendo solo fare un balletto agli animali, ma si sta preparando la cena. Corri, corri. Quanto ti capisco. Le carte che ridipingevano le rose sono la personificazione di work smart, don't work hard. Ti sei rovinata la sorpresa? Dove vai, amo? Siamo appena andati di qua. Oh, questo è un castello più adatto alla tua altezza, amo. Dai, anche colorato come piace a te. Amo. Sono sense. Siamo di nuovo nella torre di Spalato, amo. Perché? Perché si chiama così in originale e anche in tutti gli altri paesi normali. Cos'è che hai appena detto, amo? Che il papà ha tirato su la principessa, ma ho avuto paura che la buttasse giù. Come ieri sulla Torre Eiffel, uguale. Dove vogliamo andare adesso? In quale direzione? Di là ci sono i pirati e poi c'è la zona indiana, il deserto. Io vorrei andare ad Agrabah. Quindi dobbiamo superare il porto dei pirati. Siamo entrati ad Adventureland. Abbiamo lasciato Fantasyland. Esatto, adesso andiamo a fare le robe un po' più adrenaline. Pirati dei Caraibi. Attesa 15 minuti. Dai, buttiamoci. Dici che ci bagneremo qui? Non lo so, ci sono attrazioni che ti fanno bagnare qua. Lo sapevo. È la stessa attrazione delle Bucket Garden questa. Dai. Sì, amo, siamo sottoterra e stiamo andando su una barca. È l'attrazione delle barche di Garden. Siamo già sulla Perla Nera. Ma c'è anche un ristorante. Wow. Stanno mangiando sulla baia. Ci sono dei gattini. Ma poveri. Ma no, il cane! Ma poverino! No! Non mi bagnate che non ho il cambio! Stavo per dire barba scura! Però è molto generale questa zona qui dei pirati, cioè non è che ci sono tipo gli animatronic di Jack Sparrow o degli altri. Oh, finalmente un animatronic di Jack Sparrow che si muove. È il pappagallo. Quante monetine. Il tempio du peril. Peril vuol dire del pericolo? Non lo so. Però sta per iniziare a piovere. Iniziamo a metterci in fila. Siamo in prima fila. Sei contenta? La mia sicurezza è troppo stretta, mi stringe sulla pancia. Ma io sto benissimo. Tu sei piccola. Wow. C'è un tempo di merda. Speriamo non voli via nulla. Porca miseria. Il collo. Questo. Porca.
disorientata, poverina. Ammetto che è stato inaspettato il giro della morte, cioè con gli zaini che avevamo in mezzo alle gambe, però era talmente stretto che non potevano cadere, in teoria. Io avevo... lo zaino piccolo. No, l'avevo attorcigliato al braccio, ma adesso qua è tutto rosso. No. È iniziato a piovere. Però dovrebbe essere una nuvola passeggera, c'era scritto che poteva piovere, era il 30% di possibilità. Ma c'è una papera! Volevo riprendere la pioggia così, ma c'è una papera. Che in realtà è un'anatra, però vabbè, fa niente. Dettagli. Quanto sono grassi questi piccioni? Quello che mangiano qua ci credo. Oh, ma c'è la febbra? Ma sta bevendo! Ci hai mai fatto caso cosa tiene in mano Aladdin? Una baguette. No! Aladdin 2... come trama è bellissimo. Anche il terzo film era bello. Però il 2 prova pure tutti i poteri che hai. Già prevedo la figura che farai. Se solo alla bici ti manca il pedigree, tu sei di serie B. Oh no, Jafar Serpente. Ma pensa ad Aladdin che all'infinito sta per essere mangiato da Jafar. Cioè, va così avanti per sempre, no? Sì. Che scorcio di americanità. Sembra di essere un po' in Ritorno al Futuro 3. Anche la musica sembra quella. Secondo te c'è una citazione a un corto della Disney molto bello? Johnny Seme di Mela. Ma si stanno avvicinando alla nave. Siamo saliti sul battello, siamo in prima fila. Stiamo facendo un giro del Grand Canyon. Lei intanto sta mandando le foto alle sue amiche per farsi vedere dov'è. No, non è vero. Per farmi dire se una foto è uscita bene o no. Problemi di donne. Anche con la pioggia ha tutto un suo fascino comunque. Non ci sono i gabbiani, allora hanno chiamato i piccioni. Guarda, c'è anche la zona papere e là c'è anche un airone. Siamo già di ritorno al porto. Non ha smesso di piovere, ma... No, ha smesso poche volte, poi è ricominciato più volte. Guardalo. Yeah! Guarda l'anatra quanto non gliene frega niente. Qual è tempo migliore di questo, eh? Corriamo, andiamoci a riparare in quella casa che non sembra per nulla negativa. Neanche pericolosa. Vedrai, non ci sarà nulla di male in quella casa. Sono una casa stregata con delle streghe malefiche. Ma no, queste cose non esistono. Che stupida. E alla fine del film muoiono tutti. Ah, spoiler. Però si trasformano in fantasmi e vivono felici nella casa con gli altri fantasmi. E tra l'altro abbiamo scoperto sulla metro, grazie a un manifesto pubblicitario, che Ghostbusters in francese si chiama SOS Fantasmes, qualcosa del genere. Ma il senso di portare un neonato nella casa dei fantasmi qual è? Spero non abbandonarlo qui, poverino, non ne vedo il senso. Che paura. E li don sushi. E coglioni. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. Stanno facendo vedere che ogni marito è morto. Bello questo. Hai paura? Sì, ho paura che sia una... Viva la sposa! Oh no! Ci sono i fantasmi che ballano! Lei voleva solo un matrimonio bello. E la morte se la ride. Buongiorno! Un cowboy francese. Che cosa desueta? Ah, siamo sul treno! Eh beh, mi sa che questa è una delle migliori di attrazioni, eh. Qual è il tuo preferito quindi? Questa. Questa attrazione era Mammut sotto steroidi.
Era Mammut che andava. Andiamo a sparare ai messicani. Io so molte cose. Come sconfiggere questi alieni? Non rientro tra queste. È il sequel della Casa di Carte. Ha avuto anche lui la sua statua, hai visto? E Tullio dov'è? Ecco un altro modo in cui Disneyland potrebbe fregare un sacco di soldi. Ed ecco come trasformare una scena carina in una scena dell'orrore in un secondo. Discoveryland. Che cosa scopriremo, amo? Mistero. Scopriremo la maleducazione delle persone. Dai, dillo. C'era un cazzo di scalino per farsi le foto al castello, come può notare. Cioè, hanno fatto la coda apposta per non far fare le foto alle persone in fila e stava lì a gingillare col telefono, ma des des po, cioè muoviti. Tradotto des des po? Svegliati, era un po' fuori dalla crisi. Cioè, va bene prendersi il proprio spazio, ma non è che puoi star lì un'ora. La cosa incredibile è che sto usando una sola memory card per ora e mi sono ancora rimasti dei minuti e siamo qua da tutto il giorno. La cosa però triste è che sto morendo di fame. Idem. C'è un coso volante lì. Altro coso volante che gira. In proporzione credo che abbia mangiato più quel piccione di noi. Oh, ma quanto è Infinite tutto questo. Quanto è Bioshock. C'è pure un sottomarino. Quella purtroppo è stata una ripresa che non ho mai potuto fare. Ma ti ricordi il sottomarino di Movieland, amo? Mamma mia, siamo usciti che eravamo fradici. Lezzi ma proprio. Letteralmente bagnati fradici. Ma manco quando esci dalla doccia sei così bagnato. E tra l'altro erano anche le 9 di sera, quindi non c'era più il sole per asciugarsi. Però era estate, dai, almeno quello. Sì, ma siamo usciti proprio bagnati. Però non abbiamo trovato né una statua né nulla, né del pianeta del tesoro né delle foglie dell'imperatore. Lo sapevo, vuol dire distruggere la Allora, onestamente, carino, ma non so quanto voi abbiate visto della ripresa, visto che eravamo al buio totale ogni tanto. Non ti fa percepire niente, perché alla fine sei talmente al buio che non ci capisci. Eccomi! Con la videocamera in mano, ovviamente. Guarda tu quanto sei sorpresa, amo. Vai, più forte. Giralo di più. Wow. Quando ti dicono che le IA ti ruberanno il lavoro. Come siamo fashion. Oh, sti posti sono più spaziosi di Ryanair comunque. Una donna sconfitta nell'animo. Ha avuto la nausea spaziale. Com'è stato? Bellissimo. Qualcuno ha costruito un droide col cappellino di Topolino. Uno anche col cappellino di Natale. Ho fame. Presi dalla fame, ci siamo fatti attrarre dal gyros qui a Disneyland. E ti dirò, non è neanche male. Fra, è pollo. Fra, no, no, non lo so. Fra, è pollo. Pure, si sta facendo la scorta. È la Madonna. Tutto in una botta. Dammelo, dammelo. Amo si sta ingozzando di pollo. Ciao. Prego. Pizzeria Bella Notte. C'è un odore anche buono di cibo, Oh, ma le anatre che stanno distruggendo la fauna qua. È nana, amo. Oddio, che brutti. Che brutto. Sto volando, Jack. Dio mio, ma perché sono fatti così male Gianni e Michele? Balla? Ci sono punti in cui è molto più molle e quindi si muove molto di più. Il vascello abbattuto è che è diventato casa dei piccioni. Oh, qua ci hanno fatto salire sui cavallini. Sì, ma tu c'hai il cavallo sempre verde. E quindi con tutto chiuso, tutto illuminato e tutto bagnato, fa vedere il nostro nuovo ombrello.
Questo qua si colora solamente quando è bagnato. E anche con gli ultimi rintocchi della campana, direi che è arrivato il momento di andarcene da Disneyland. Aspetta. Si chiude con un bottone. Ciao Disneyland. Grazie Disneyland, sei bellissimo. Io posso aggiungere solo una nota a quest'ultima parte della giornata. Onesto, se fossimo dovuti venire in Francia solo per Disneyland, non lo so, nel senso, è un bel parco, è sicuramente da visitare almeno una volta, però forse la zona del parco è più per famiglia, c'è qualcosa comunque di adatto anche a gente un po' più, però è molto comunque tranquilla, la giornata ce la siamo passata. Forse già gli studios sono un po' più strong. Se mai tornassimo in Francia, un giro agli studios me lo farei. Comunque ci siamo divertiti.